Ragazzi, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Avete visto di dietro? Avete visto di dietro? Che video mi tocca fare? Che video mi tocca fare, ragazzi? Se è dura metterlo. È dura metterlo, ragazzi, è dura metterlo, ma è così. L'Inter campione d'Italia. Ragazzi, non c'è da stupirsi, non c'era da stupirsi. Una squadra organizzata, una squadra improntata all'attacco, una squadra che nel complesso ha avuto fortuna. L'Inter ha tanta fortuna perché sa giocare in un determinato modo. Altro che noi. Ragazzi, mi sono dimenticato di dirvi, iscrivetevi al canale, mettete mi piace, fate quello che volete. Arriviamo a 500 iscritti. Va bene? Traguardo non difficile, però. Comunque, Inter campione d'Italia. Inter campione d'Italia che ho dovuto tanto per completare la grande impresa dell'Inter. Mi sono anche lo sfondo. Comunque, ragazzi, che dire? Un Inter che ha avuto la grazia, perché l'Inter ha avuto sempre grazia, fortuna di avere un allenatore che dà gioco, dà animo alla squadra, dà stimolo alla squadra, cosa che noi lasciamo perdere. E speriamo che ormai è finito il campionato, tutto quello che volete, che Inter campione d'Italia, meglio, meglio, almeno hanno uno scudetto da godere. Comunque, tralasciando dettagli, che complimenti all'Inter, ragazzi, bisogna onorare una squadra che dà animo, che dà gioco, che ha voglia di vincere. Altro che noi, Juventus. Ragazzi, e faremo fatica con l'Udinese. Faremo tanta fatica, tanto mai. Siamo una squadra distrutta. La Juventus è una squadra distrutta da un orgoglio che non c'è mai stato. Un orgoglio che con Pirlo ormai, speriamo che finisca presto, ormai è andata. Speriamo di intraprendere una strada nuova con un progetto ben avviato. No, che iniziano a fare già un progetto che sotto sotto, ma quando inizierà a fare il mercato, che ci sarà già subito un progetto nuovo, però vedremo proprio bella, proprio umana. Bisogna avere costanza, bisogna avere speranza, bisogna essere positivi. Bisogna essere positivi nel ammettere che questa squadra dietro alle mie spalle ha vinto lo scudetto. Va bene. Ragazzi, onore all'Inter,
Tanto noi, ragazzi, gli scudettini, 9 scudetti è anche tanto. Noi l'obiettivo primario adesso è la Champions. Non so quando la vinceremo, ma è già in preventivo l'obiettivo da raggiungere ancora, che non so da quanto la vedremo alzare su in cielo con l'entusiasmo di una squadra che ormai non c'è più. Non lo so, ragazzi. Ditemi la vostra se siete contenti di questo campionato dell'Inter, meritato, meritato. Niente, ragazzi, dai, cosa vogliamo di più da questa Juventus che non ci ha dato soddisfazioni in pochissime partite, anzi, in zero partite, poco niente, poco altro, non c'è niente da commentare perché tra smadonne e bestemmie, diciamola. Comunque, ragazzi, iscrivetevi al canale, mettete mi piace e arriviamo a 500 iscritti, dai. Lo so che trovo difficile che la gente si iscriva, ma ragazzi, tanti mi hanno detto, bisogna che li sproni ad iscriversi, se no, se lo dici con maniera, come si dice, longeva, non si iscrivono. Niente, ragazzi, io vi dico, se volete iscrivetevi, perché per me è importante anche per una condivisione diversa dalla mia, e anche sotto nei commenti è bello ricevere anche commenti positivi e negativi, conforme anche all'argomento, ma io generalmente non faccio poi tanto disamina delle partite. Vabbè. Comunque, tanti mi hanno detto che bisogna che li sproni a iscriversi al canale, non con l'aria scialla, no, no, iscrivetevi, va bene così, va bene lo stesso, no, iscrivetevi, che bisogna avere il pugno del ferro di solito. Bisogna avere il pugno del ferro e anche costringere. Però dai, se volete, iscrivetevi. Va bene, ragazzi, dai, ci sentiamo. L'Udinese, Udinese, fatica, 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 fatica. Io non dico il risultato, però giocheremo di merda. Giocheremo di merda. Ciao ragazzi!